Buonasera cari amici, eccoci qui oggi 26 gennaio 2018, questa è la terza edizione della Rassegna Stampa. Vi ricordo che la Rassegna Stampa è edita da RST Science e Pianeta Oggi TV. Iniziamo subito con gli articoli. Movimento 5 Stelle, esclusi in corsa alcuni candidati delle liste, Di Maio annuncia lunedì 29 i candidati per uninominali. Il candidato presidente del Consiglio e i vertici stanno procedendo come da regolamento a filtrare i nomi. È saltata ad esempio la candidatura di Jedorem Andreatta in Veneto o quella di Maria Pompilio in Calabria. Giornata della memoria, la dolce vita dei Savoia a San Rossore, dove Vittorio Emanuele III firmò le leggi razziali. Dalla tenuta in provincia di Pisa il sovrano scelse di non fermare la marcia su Roma e con un segno d'inchiostro iniziò a cancellare i diritti ai cittadini di origine ebraica. Il giornalista Renzo Castelli racconta la vita della famiglia reale durante il fascismo nel libro Storia illustrata di un parco, perché lui, figlio di un dipendente di San Rossore, è cresciuto lì negli anni che hanno preceduto la Seconda Guerra Mondiale. Sondaggi, centrodestra cresce grazie a Forza Italia, alla quarta gamba voluta da Berlusconi. Il Movimento 5 Stelle è il primo partito. A poco più di un mese dalle elezioni, il sondaggio di Index Research per Piazza Pulita e quello di Tecni per Matrix stimano il centrodestra rispettivamente al 37,3 e al 38,9. Il partito preferito dagli intervistati è invece il Movimento, sopra il 27%. Il PD viaggia tra il 24 e il 22,3 punti percentuale. Diritti TV, la Lega Calcio non assegna la Serie A, troppo bassa l'offerta di Sky e Mediaset, si valuta Media Pro. Il gruppo di Murdoch ha ritoccato in alto l'offerta iniziale, al contrario del Biscione, che non ha rilanciato neanche di un centesimo. In tutto 830 milioni, cifra molto lontana dalle richieste dei presidenti dei club. Ora le due emittenti rischiano seriamente di perdere l'immagine del massimo campionato italiano. Domani sarà esaminata la busta dell'intermediaria Mediapro, pronta a investire 990 milioni. Se Davia Rossellini accetteranno alla società spagnola, toccherà rivendere ciò che ha acquistato. In tal caso sia Sky che Mediaset ritornerebbero in campo, ma a costi ancora più alti di quelli attuali. Tradotto, sarà un vero caos, cari amici. Lega, giovani padani bruciano fantoccio di Laura Boldrini in piazza Busto Arsizio e Salvini dice sciocchezza, lei invece dice chiede scusa. È accaduto giovedì sera durante la festa tradizionale in onore della Gioeubia, a opera del Movimento Giovanile della Lega. Sul rogo la Presidente della Camera con tanto di fotografia corredata da slogan contro le politiche migratorie. Lei replica, il segretario della Lega chieda scusa per la pessima figura che sta facendo fare al nostro Paese e non ha tutti i torti, cari amici, perché non è così che si agisce. Bene, con questo è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima rassegna stampa. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Science e Pianeta Oggi TV. Buon proseguimento con i programmi.